diviso il box e corso assieme a Tony a pulire. Tu puoi dire che hai girato con me. Eccomi. Come stai? Bene, come stai, Tony? A posto, dai, tutto bene. Appena finito di allenarmi. Ben trovato. Ma dove sei? Milano? Trieste, penso un paio d'ore da Krapovic. Porca vacca. Vuoi rubare qualcosa ogni tanto, no? Bello, Serve qualcosa, vado, prendo e torno, ecco. bello, bello. Sì, no? Sono un po' stanco di stare a casa. Però dai, però cerco di sempre di, sai, di trovare il meglio delle cose, di tirare fuori il meglio e vediamo come andrà avanti la cosa qua. Tu vivi da solo adesso? Sì, una casa presa da poco, appartamento, niente, vivo qua a Lugano e non è facile Lugano perché, a parte che sono vicino da Milano, che è la mia città natale, ecco. Però se la famiglia che non la vedo con questo periodo di quarantena e tutto, non la vedo da un bel po', tutti i nonni, tutti i miei papà e tutti, no? È molto dura, perché è dura sempre, no? E penso che anche se sei grande sia dura lo stesso, capito? Teniamo botta, teniamo botta. Allora, Tony, fantastica carriera perché sembri essere un predestinato, uno di quelli nati per essere sulla moto. Già a 4 anni hai iniziato ad andare in moto, giusto? Sì, esatto, 4 anni e non mi ricordo niente, sinceramente, di come è andata. Fino ai 9 non mi ricordo. Però non so se è un problema mio, della memoria o è normale. Però dai, è stato. Non so neanche come dirti, però sicuramente è stato bello perché quello che mi dicono mi piaceva un sacco il rumore e la sensazione, no? E poi vedendo i video, che ho le videocassette qua a casa, e ogni tanto le guardo ed era molto fluido, capito? Era qualcosa come se l'avessi già fatto tante volte. E penso che questa è stata un po' la cosa più facilitata, no? Perché dopo quando andavi con i bambini della tua età, io ero sempre magari un più grande, anche se avevo la stessa età, ero sempre più grande di loro. Come se avessi già fatto più chilometri, però penso che sia una cosa che c'hai te. E quello lì mi ha aiutato un sacco perché dopo non abbiamo mai avuto tanti problemi di tornare a casa tristi, perché più o meno è sempre andata bene. Quindi dai, penso sia stato difficile a 4 anni, anche, sai, tutta la vita quasi, no? Dici? Però questa è la mia passione, questo è quello che voglio fare. Hai Sono avuto contento. un marcia abbastanza impressionante. 2009, esordiente del campionato italiano, l'hai vinto 15 gare su 18. 2011, campionato mini GP, terzo, ti hai ripreso forse un attimo di Sì, pausa e poi. quell'anno è stato duro, perché come hai detto te arrivavo minimoto, già vinto subito primo anno, è stato bello, sì, dai, secondo anno non ho fatto benissimo, però MotoGP, dai, dobbiamo vincere subito per andare con le ruote alte, no? E lì io invece ho preso la batosta, ho preso un po', Beh, terzo, sai, dai. la cosa un po' acuccia, però l'anno dopo una rabbia assurda. Dopo campione europeo mini GP 50, cioè voglio dire, Esatto. per L'anno scrittori dopo come campione te. europeo, in Spagna è stato, nella casa loro, poi. È stata una roba incredibile perché, dai. Non eravamo in tanti, ma mi ricordo che alcuni erano veramente forti e è stato molto difficile. Alcuni che adesso sono anche nel campionato mondiale, Moto3, come Alcoba, per esempio, e altri nel campionato Superbike. Però dai, è stato bello, 2012 anche un anno incredibile. Era il secondo anno, avevo molta rabbia dentro e sono riuscito a tirare fuori il meglio, anche con una moto incredibile, un team che davvero sembrava. RMU sembrava un team del mondiale perché era veramente stra-attrezzato e niente, bellissimo, incredibile momento. Tornare a casa penso sia stato uno dei viaggi più belli della mia vita.
Nel 2013 addirittura la federazione fa una deroga per far correre Tony Arbolino con la 125, cioè lui. Esatto, anche lì non è stato, cioè abbiamo dovuto combattere un po', perché già quando avevo vinto l'Europeo, subito, beh, parlavamo con chi mi seguiva, con chi dovevo cercare un team, così, con RMU soprattutto, e gli dicevamo, loro erano d'accordo che io fossi pronto, no? A fare il salto. Io non vedevo l'ora di andare col 125, e poi ero un bambino strapieno, carico di energie, quindi non vedevo l'ora di salire su quella moto lì, che per me sembrava una moto vera. E niente, allora abbiamo spinto con la federazione. Non volevano essere come in Spagna a 12 anni sono già anche lì, sono le moto grandi, e non volevano andare su quella parte lì verso la Spagna. E dai, una volta così, una volta facciamola, pronto, dai, non hanno sprecato, così, e mi hanno dato la deroga per correre nel 2013. E tu hai fatto cosa hai fatto? Hai vinto. E io ho vinto il campionato. Eri pronto. Che lì è stato anche un anno bellissimo, però non me l'aspettavo, perché sai, quando fai delle cose che hai talmente poca pressione, però ti diverti e che ti viene tutto facile. E quell'anno è stato così, ho fatto la prima gara che mi sa che partivo tipo ottavo, settimo, e giravo piano, non capivo le gomme, così. E niente, ho partita la gara, uno ha rotto il motore, l'altro è andato lungo, l'altro nella ghiaia, io ho finito terzo. E già ero lì contentissimo nel podio, sai, il vero podio, cacchio, ero a Misano ed ero sul podio dei grandi. E niente, mentre tornavo a casa, camper, così, con mio papà, con le canzoni nella radio, tornavamo e E niente, sento, mi chiama Titti, Tiziano, il mio meccanico, e mi dice: "Cacchio, Tony, c'è una cosa grave, così, siamo qua al banco, prova." Era sera, comunque, sono rimasti tanto tempo perché non capivano cosa ci fosse. E c'è stato un problema, così, i primi due che sono arrivati davanti a te, primo e secondo, non sono passati alla verifica, alla prova della moto, per i cavalli, e quindi hai vinto la gara. E io: "Ma cosa stai dicendo? È vero o no?" E io tipo mi ricordo che quasi piangevo nel camper con mio papà a esultare, no? Sul volante, sbattere, quello me lo ricordo. E niente, tornati a casa, e lì ho gestito molto bene la pressione, penso, perché ti ho detto, talmente non ne avevo che anche quando mi è arrivata la pressione non la sentivo. Non riuscivo a sentirla, capito? Non ero uno che dici: "Sì, ero visto dagli occhi come deve far bene per forza, perché va forte." Però non ero visto come uno che arriva a vincere il campionato. Quindi non avevo pressione, andavo sempre alla prossima gara. Come andiamo alla prossima gara? Andiamo alla prossima gara. La prossima, seconda gara non mi ricordo quanto ho fatto, però sicuramente sarà andato bene. E niente, Un passo alla poi volta. Poi mi ricordo che tipo da terza gara così ho fatto veramente uno step enorme. E l'ultima gara al Mugello ho vinto con 8 secondi di vantaggio. E lì è stata veramente una roba assurda, perché è sempre stato il mio sogno, è stato il mio sogno fare una gara vincente, però vincente nel senso prendere, partire, andare via e gestire. Quella pressione lì, che i giri non passano, che non finisce più la gara, che non senti il calo delle gomme, che però sei superiore. Quella roba lì che il compagno dietro si sta avvicinando all'avversario, però tu fai un giro buono, lo distacchi un'altra volta, vedi i secondi che aumentano. Quello è quello che mi fa veramente innamorare di questo sport, nelle gare che si vincono. Quindi quella gara lì, quando l'ho vinta, è stata veramente una roba Cosa pazzesca. incredibile. A parte che avevo una gran moto, l'RMU, che andava fortissimo, e mi hanno aiutato in tutti gli aspetti, perché eravamo veramente un team full da mondiale. Quindi dai, bello, molto bello. Poi nel 2013 sempre ci siamo trovati in quel di Cartagena nello stesso Sì, box.
Meglio, io posso dire di aver diviso il box e corso assieme a Tony Arbolino. Tu puoi dire che hai girato con me. Ci siamo divertiti, che belle quelle uscite lì, soprattutto quando non hai pressione, entri dentro per divertirti, gomme usate, vai. Poi la sera paella in Spagna. Sai che e quelle uscite lì sono incredibili, dai. Era una bella era. Infatti, io mi ricordo che carico a molla, carico a Sì, molla, no? proprio, difatti da lì è nato il soprannome, il danno malefico, perché eri ovunque, cioè noi per entrare in moto, per entrare in pista in moto, dovevamo vedere che prima non fossi attaccato da qualche parte, perché tu eri sempre sulla moto, degli altri, ma mi ricordo che avevi una staccata mostruosa, che ero al muretto con tuo padre a guardare, sei uscito dall'ultima curva, hai fatto il rettilineo a manetta, eri tutto ingarellato così, arrivi ai 200 metri, sempre ingarellato, 500 metri, ancora così, 50 metri, tuo padre fa, oh, ma è successo qualcosa, non frena, non frena, poi ho fatto sta curva così che... Sì, era sempre stata la mia qualità frenare tardi e farla scorrere. Infatti... E quindi mi sono subito trovato bene per quel motivo lì. E poi, Forse un domani proprio, a vita persa. esatto, poi Cartagena allenavo veramente tanto quel tipo di cosa. Bello, molto bello. Da lì, poi con la staccata, insomma, ti è rimasta. Poi Esatto. nel 2014 entri a far parte del SIC Squadra Corse con Paolo Simoncelli e anche lì vinci il campionato Pre-Moto3. Sì, lì all'inizio avevamo una moto un po' inferiore all'RMU perché aveva tanta velocità sul dritto, però con la sesta, ma di prima a seconda era proprio morta sotto, non si poteva avere un cambio più corto, di prima intendo. Sì. E, però io arrivavo lì che ero veramente un livello stratosferico, cioè rispetto a quelli della mia età, così ero veramente un 3-4 step in più. E quindi mi è venuto proprio facile, mi sentivo superiore. Ho fatto delle gare incredibili, ho vinto all'ultimo giro, all'ultima curva, distacco, non distacco. Ho fatto un macello quell'anno lì. Potevano E anche poi, attaccarti la prima e la seconda, vincevi lo stesso. sì, lì ero proprio superiore. Però dai, bello, quel feeling lì era molto bello. E Infatti. niente, vinto ancora Mugello, campionato, con una gara d'anticipo, però lì mi sa. Mugello è la tua pista, diciamo. E Mugello è sempre stata una roba Esperienza. incredibile. Mi è sempre venuta facile, anche mi ricordo dal primo test, dal primo giro, sempre mi è venuta facile, Qual è capito? la curva Subito che ti entri. piace di più del Mugello? Quello che mi piace di più, ho l'ultima, o la Ah, Bucine, o l'Arrabbiata 1. Penso all'Arrabbiata 1, però. Con la Moto 3 e l'Arrabbiata 1. perché entri a manetta, ti fai Entri lunga. forte, poi la giusta velocità per non chiudere tutto il gas, che lo chiudi pochissimo, quasi in pieno la fai, e Sì. quando entri a metà curva senti proprio che la moto si comprime e tu sei tutto, ti schiaccia proprio contro l'asfalto, e quella forza lì è bellissima, è una Da roba incredibile. 2017 lo step del campionato mondiale. Sì. E anche lì i primi 2 anni. Ah, lì ho fatto fatica. Quello è stato forse il momento più brutto della mia carriera. Non nel senso con il team, ma proprio come, cioè, proprio carenza di risultati. E facevo veramente fatica, non capivo la moto, non sapevo come mandarla, come esprimere il meglio della moto, e vedevo gli altri molto più facili nell'arrivare a un tempo. E io girare veramente più piano dell'anno prima al CED, e lì ho fatto fatica perché non sapevo dove proprio dovevo andare. È stato un anno. Cosa mancava? Eri proprio tu? Sentivi la Io pressione? sicuro, io. A me mancava un po' di aggressività, forse nel trovare sempre qualcosa in più, capito? Non avevo ancora quello step di trovare quello che mi mancava di più. E ogni tanto lasciamo andare un po' le cose, e nel team magari non abbiamo lavorato bene perché non siamo riusciti a lavorare benissimo, e niente, arrivava veramente. Ho fatto qualche lampo,
tipo in FP2, così qualche secondo, qualche terzo, l'ho fatto. Partivo quinto al Sachsenring, ho fatto tutta la gara quinto, quarto, terzo. Sì, Dopo sono ma caduto. C'è stato qualcosa, però veramente difficile, proprio alto mare, dov'è oceano quasi. quell'incidente pazzesco? Era Le Mans, era che è Sì, Le stato Mans però 2015. 2015, sì. Anche lì quell'anno è stato un anno brutto, uguale, per il primo anno di CEV. Però verso la fine andavo veramente forte anche con la KTM. E niente, poi 2016 abbiamo messo la Honda, sempre nel CEV, con la squadra di Paolo. E lì sono andato fortissimo. Mi sono fatto male l'ultima gara, ho rotto la clavicola, però se non la rompevo e potevo fare una bella gara, finivo nei primi 3-4 mondiali, nel Junior World Championship. E niente, 2016 è stato un bell'anno, ho vinto a Jerez, secondo a Barcellona. Diciamo che con Paolo mi sono divertito molto perché la gente nel box era incredibile. Sì, Mi perché ricordo, era molto familiare, era molto facile, capito, entrare e far parte di quel team. Anche nel 2014 ero entrato e come se ero già da 3 anni lì dentro, capito? Era molto facile adattarsi.